Mancano poche ore, quelle decisive, per decidere l'esito delle elezioni regionali nel Lazio. Abbiamo un eccellente candidato a presidente, Alessio D'Amato, che ha dimostrato di saper governare nel momento più difficile la sanità, cioè la cosa più importante per i cittadini. E io sono qui a sostenere Luciano Nobili, candidato del Terzo Polo, che rappresenta una continuità con quell'impegno parlamentare di qualità sulla cultura, sui trasporti, sui bisogni di Roma che in questo momento sono più necessari. Batteremo la destra e saremo in grado di continuare l'azione amministrativa del centro-sinistra. C'è un ritorno a una coalizione insomma più larga con queste regionali anche a livello nazionale? Ci sarà un ritorno da questo punto di vista? Credo che quello che sia importante è segnalare che questo governo, che in questo momento non è in grado, se non diversificando le sue iniziative a distrarre le persone, possa in qualche modo essere contrastato da un'opposizione efficace. E io credo che da questo punto di vista ci siano tutte le premesse per costruire una ipotesi che vada a governare il Paese fra qualche anno, ma partendo da un'opposizione seria nel merito e costruttiva. A lei personalmente, insomma, da fuori, rispetto a eventuali segretari del Partito Democratico, cosa le piacerebbe? Ma onestamente penso che lo debbano decidere gli elettori del Partito Democratico. È evidente che la mia vicinanza con Bonaccini è data da una contiguità anche di valutazioni su quello che rappresenta in questo momento il campo del centro-sinistra, ma ovviamente rispetto quelle che saranno le scelte di un altro partito.